Ciao ragazzi, qui Cristian Salerno alias Cricco su questo canale YouTube. Oggi parliamo delle cose che non bisogna fare per guadagnare online. Vedi, io ne parlo proprio tranquillamente perché ci sono passato da tutti questi punti. Ripeto, mi sono avvicinato al mondo del guadagno online nel 2009. Nel 2011 ho collaborato con una importante azienda che mi ha dato un bagaglio di esperienze enormi. Quindi, insomma, ne ho da dire su questo discorso. E uno dei primi errori che si fa quando, insomma, si inizia, perché ovviamente all'inizio non è che uno, soprattutto nel mio caso in cui avevo zero soldi in tasca, non è che potevo permettere di investire 200 euro in questo corso, 500 in quest'altro, eccetera. Avevo bisogno di capire un pochettino come funzionava la cosa. Una volta che poi avevo capito, andavo a muovermi. Quindi cosa succedeva? Sentivo questo che diceva: "Ah, oggi ho guadagnato 1000 euro". Allora dicevo: "Cacchierò, allora si può veramente guadagnare online". Allora cosa facevo? Andavo a copiare quello che un po' facevano tutti. Allora vedevo che le persone avevano una pagina Facebook. Allora mi apro anch'io la pagina Facebook. Poi le persone avevano anche un blog, tiziecaio.com. Mi aprivo anch'io il blog. E poi le persone mettevano foto tutti i giorni, queste cose, allora le facevo anch'io. E mi sono iniziato a buttare a capofitto scrivendo articoli sul blog, articoli sul blog, articoli sul blog, post su Facebook, post su Facebook, post su Facebook. Questa è stata la mia strategia iniziale, senza una direzione precisa. Cioè io facevo questo perché lo facevano tutti. Blog, pagina Facebook, e qui al lato del blog, dimmi se non è vero, tutti avevano il pulsantino che rimandava alla propria pagina Facebook con la possibilità di mettere like col pollicione qui potevi mettere like. Quindi questa era la cosa che facevano tutti ed era la cosa che facevo anch'io. Qual era il grande problema? Diciamo, il grande problema era che investivo un sacco di energie, ma tante, tante, fai conto, facevo un articolo al giorno, mi ricordo, mi svegliavo alle 8, non sapevo neanche che si potessero programmare i post, no? Perché oggi tu puoi programmare il post, dici ok, questo post lo faccio uscire domani alle ore 14. Si poteva fare anche all'epoca, ma non lo sapevo, e quindi mi svegliavo tutte le mattine alle ore 8, toh, ci mettevo un'oretta a scrivere il post in modo tale che alle 9 uscisse il post pubblicato. Il problema qual era? Che iniziavo ad avere una community, ma ragazzi, come scrivo bene col mouse? Vedo altri che scrivono malissimo. Io, guarda qui, Picasso. Comunque, inizia ad avere una community, cioè una serie di persone appassionate a quello che tu facevi, che arrivava ovviamente sia da Facebook che dal blog. A volte le persone erano in comune, cioè erano sia su Facebook che sul blog, altri invece mi seguivano solo su Facebook e altri mi seguivano solo sul blog. E questo era interessante. Così come era interessante poi quando ho aperto il mio canale YouTube, il mio canale Cristian Salerno, aperto dal 2009, questo canale dove stai vedendo il video dal 2010, insomma, apri più o meno tutti i miei canali 2009, 2010, 2011, YouTube, anche qui pubblicavo video, pubblicavo video, pubblicavo video. E quindi le persone iniziavano ad arrivare anche da YouTube perché, da quello che capivo, le persone frequentano varie piattaforme, Facebook, blog, YouTube, Instagram ancora non esisteva, e quindi tu dovevi essere presente in tutte le piattaforme in modo tale da riuscire ad avere più community possibile. Cazzarola, tanti, tante, tante persone. Mi ricordo che ogni volta che la mia pagina Facebook superava i 1000, quindi 1000, 2000 like, 2000 like, 3000 like, 4000 like, siccome eravamo veramente agli inizi di Facebook, erano tanti. C'è una foto, l'altro giorno scorrendo tra le foto sul mio profilo personale di Facebook, vedevo le foto di me che festeggiavo, ma festeggiamenti seri, cioè tipo palloncini, cose così, cioè era una roba sentita ogni volta che passavo i 1000 like sulla mia pagina Facebook. Ripeto, i numeri erano piccoli, fare 5000 like su Facebook erano tantissimi, oggi sono pagine con 3 milioni, non se ne caga nessuno, però una volta erano numeri grossi. E quindi, emozionato, stavo tirando su in piedi tutta questa baracca da solo, ragazzi, da solo, vi assicuro che andava via un mucchio di tempo, ma tantissimo, tanto tempo. In cambio di cosa? Visibilità, sicuramente.
notorietà sicuramente, c'era un problema che questi, gli euro, erano pari a zero. Zero. Ok, sì, mettevo qualche annuncio pubblicitario di AdSense, qualcosina, toh, fai conto che arrivavamo, ecco, per non cancellare lo zero, facciamo che diventava un 8 a fine mese, ma raga, veramente, veramente poca roba. E questo è l'errore che vedo sempre fare da tutte le persone. Aspetta che apriamo una nuova pagina. L'errore qual è? È che le persone sono cariche e iniziano ad aprire una pagina su Instagram, IG. E iniziano ad aprire una pagina su Facebook, anche se Facebook dicono che stia morendo. E iniziano a coltivarla, ma coltivare una pagina, come potete sapere, farlo crescere a livello organico, cioè senza sponsorizzazioni, perché appunto non abbiamo budget, continua a fare post, continua a fare post. Raga, ce ne vuole prima che una pagina ingrana, ci vuole anche un anno e mezzo, 2 anni, e tu in quell'anno, un anno e mezzo, 2 anni cosa fai? Non mangi? E tu mi dirai, ma quello è un investimento, intanto io faccio questa pagina, coltivo questa pagina a tempo perso, intanto mi tengo il mio primo lavoro, poi quando diventerà qualcosa di grande potrò lasciare il mio primo lavoro per dedicarmi solo a questo. Il problema è che non funziona. Non funziona per varie motivazioni. La prima è che tu stai coltivando una pagina in maniera così, a caso, cioè non c'è un obiettivo, capito? Immaginati uno che si allena a correre, ma ti alleni a correre per fare 100 metri, per fare 200 metri, 500 metri, una maratona. Qual è il tuo obiettivo? Perché ti alleni a correre, capito? Quindi qui tu devi avere un obiettivo. Che cosa vuoi dalla community? Vuoi una community che venga educata? Perché alla fine è sempre questo quello che bisogna fare. Bisogna educare la tua community. Non è un termine brutto, non è che stiamo parlando di educare il cane, eh? Stiamo parlando di educare nel senso, a cosa vuoi che sia affezionata questa community? Cosa vuoi che esca fuori da questa community? Vuoi una community magari che sia pronta a fare dei raduni? Che ne so, Milano, su Napoli. Allora andrai a coltivarla in un certo modo. Vuoi, e perché una volta che tu avrai, che ne so, un incontro da 1.000 persone su Milano, puoi chiamare uno sponsor, che ne so, la tua pagina parla, che ne so, di manga, sparo a caso, eh? Allora nel momento in cui c'è un incontro di 1.000 persone su Milano, ok, puoi trovare tranquillamente uno sponsor, presumo, che parli di queste cose, che possa ospitarvi, non so, insomma, poi ecco, questo comunque è già un'idea, no? Ok, io voglio che questa community poi diventi uno degli incontri dal vivo su varie città importanti italiane, in modo tale che avrò un bel gruzzoletto, posso chiedere sponsorizzazioni e posso iniziare a guadagnarci. Questo può essere già un'idea, ma non avere queste idee, tu dirai, vabbè, ma queste cose ci penso dopo, perché adesso che ho 500 like, 500 follower, ci penserò quando ne avrò 50.000. Purtroppo, a volte, pensarci dopo è troppo tardi. Altro esempio che vi posso fare, che riguarda sempre me, è questo qui. E io ho sempre appunto fatto tutto questo gratuitamente, come dicevo, pagina Facebook, blog, YouTube, sì, tutto gratis. Sai qual è il problema di quando fai una roba tutto gratis? Te lo dico subito, ma l'avrai già capito dalla tua esperienza. Tutto gratis significa una sola cosa: svalutamento. Vabbè, ci siamo capiti. Svalutare, va? Finisce prima. Quando tu fai una cosa gratuitamente ti svaluti sempre e comunque, ti stai svalutando, stai regalando il tuo tempo, le tue ore, eccetera. E così io, Cristian Salerno, pianista, questo sarebbe un pianoforte a coda, guardate che bello come l'ho disegnato bene, quando andavo a suonare gratis si svalutava. Motivo per cui Cristian Salerno, quando poi a un certo punto cazzarola, era ormai un professionista e provava a chiedere 1.000 euro a concerto e lo chiedeva agli stessi con cui andava a suonare gratis, dicevano no, chissà perché gli dicevano di no e ne prendevano altri, ovviamente prendevano altri ragazzi barra ragazzini che andavano a suonare gratis, perché non fare esperienza? Tu dicevi, ma la gavetta la devi pur sempre fare. Sono d'accordo, ma non ti devi neanche svilire barra svalutare. Quindi impara invece
Ed educa la tua community a dire: ok, io faccio sicuramente dei contenuti gratuiti, questi mi servono per la visibilità, servono per far capire il mio valore alla mia community, altrimenti quando poi andrò a proporre loro un servizio non comprano se non sanno quanto valgo. Però fagli anche capire che tu hai dei contenuti riservati, dei contenuti premium, perché altrimenti fare sempre tutto gratis, alla fine lo sai anche tu, se uno ti regala qualcosa, gli dai meno valore. Faccio un esempio, se mi sente mio fratello si incazza. Faccio un esempio. Mio fratello ha regalato, doveva cambiare auto e aveva una Ford Fiesta tenuta in maniera maniacale. C'era 10 anni questa Ford Fiesta, ma ti giuro, sembrava nuova. E no, l'ha regalata la sua ragazza e lui ha cambiato, si è preso una 500. Ok, ha cambiato auto. Questa qui gliel'ha data la sua ragazza. Questa sarebbe la sua ragazza, questi sono i capelli. Hai visto che belli? Ok, gli ha dato estrema fiducia perché mio fratello e le auto sono una cosa sola. Cioè, non toccargli l'auto. Quindi, infatti, mi sembrava strano che mio fratello avesse regalato l'auto ad una persona estranea, che è la sua ragazza. E vuoi sapere cosa è successo 19 giorni dopo? Cioè, è stato praticamente 3 giorni fa. L'auto è stata distrutta in un incidente. Ti lascio immaginare l'incazzatura di mio fratello. Ah, l'ho tenuta io 10 anni senza neanche un graffio. Tra l'altro mi ha raccontato che quando sono andati lì sul posto a vedere, poi sono arrivati i carabinieri, l'ambulanza e c'era anche il meccanico, quelli che poi ha dovuto prendere la carcassa e spostarla da lì. E mio fratello, che era andato poi lì sul punto, anche lui, e fa: ma adesso quest'auto cosa dobbiamo fare? La dobbiamo buttare? E il carrozziere dice: no, è nuova quest'auto. Mio fratello fa: no, non è nuova, c'ha 10 anni. Cioè, anche lui che la vedeva cazzarola era nuova. Ecco, questo è farti capire che sono sicuro che se la ragazza di mio fratello avesse pagato quest'auto anche solo 3.000 euro, ma mi ci gioco le balle che non sarebbe andata a finire così. Quindi, quando noi otteniamo qualcosa gratuitamente, non la consideriamo come quando noi l'abbiamo pagata, anche poco, però il solo fatto che tu ti sei impegnato ad averla pagata dà un'altra considerazione. Guarda quando ti regalano un corso, lo stesso corso costa 1.000 euro, tu ce l'hai gratis, quel corso lì gratis neanche lo cominci, perché non l'hai pagato, perché non hai investito. Quindi investire soldi aiuta anche a dare più valore e attenzione a quello che hai acquistato, pagato. Ok? Niente, quindi tutto questo per dire di non cominciare, non fare l'errore che ho sempre fatto anch'io, non cominciare a buttarti a caso, fare cose gratis. Ah, bisogna aprire un canale YouTube? Ok, apro un canale YouTube e inizio a fare video. Non funziona così, non funziona così. Quindi c'è prima una strategia a monte che bisogna seguire, dopodiché puoi fare tutto quello che vuoi. Approfondiremo tutti questi argomenti nel seminario che ci sarà fra qualche giorno, oggi è il 29, data di registrazione del video, ci vediamo l'1 maggio con un seminario importantissimo, puoi registrarti gratuitamente, se pensi di aver perso tempo al massimo avrai perso un'ora della tua vita, ma non ti preoccupare, non sarà roba fuffa, non saranno cavolate, non sarà niente di tutto questo, è un'occasione imperdibile che si presenterà solo il 1° di maggio, quindi registrati e ci vediamo l'1, ciao!